Esatto, lo faccio per le visual, non voglio assolutamente trasmettere un messaggio con questo video. Del resto, cosa ci guadagnerei a dire ciò che penso in un video se non vagonate di dislike lasciati da sconosciuti dietro uno schermo? Oggi voglio parlare di un argomento che solo a parlarne sento il bruciante odore di flame, ossia la meritocrazia. Già, perché l'utente medio di YouTube si lamenta della quantità assurda di raccomandati presenti sul web, c'ha ragione, sostiene strenuamente YouTuber più piccoli, sostenendo che dovrebbero avere molti più iscritti di quelli che possiedono e via dicendo, insomma, ha tutti i diritti per farlo, ma ehi! Non sia mai che quando YouTuber X, che per comunità chiamerò Geppetto, inizia a fare video fatti bene ed interessanti, cominciando per tale motivo a ottenere seguito, a crescere esponenzialmente, dico io, non sia mai che non arrivi il classico utente che se ne esce con ma fai questi video solo per le visualizzazioni. Cazzo, ma che dico, perdincibacco? Ma non sarà magari che il nostro Geppetto fa video che richiedono uno sforzo di rielaborazione, ricerca personale, stesura di testi ed editing complesso? Magari ci mette le ore, eh? Ci mette tutto il suo tempo libero in quel video. Non solo, ma pensa te addirittura, magari potrebbe fare un bel video. Allora, forse, magari, forse le visual di successo se li merita. Ah, cosa mi salta in testa? Forse è il caso che faccio altro. Cosa potrei fare? Ah sì! Geniale, cazzo! Registriamo 40 minuti di un gameplay a Muz e spatasciamolo su YouTube senza una sorta di editing. Oppure, vediamo che altro posso fare. Come ho fatto a non pensarci prima? Potrei scopiazzare i video di altri YouTuber sperando che finiscano nei consigliati dei suoi video e quindi ottenere più visibilità, peraltro senza chiedere permesso. Non sto assolutamente cercando di raccattare il più pubblico possibile facendo il minor sforzo. E poi siamo qui che parliamo di meritocrazia, che ci lamentiamo dell'insuccesso. Ma oh, ma dove vuoi andare, caro mio YouTuber che mi ascolti? Ma caro mio, anziché rosicare, impara da Geppetto, che fa video di qualità e che le visual se le merita. So benissimo che è più facile credere che la colpa sia di un metro di giudizio che ingiustamente non ti premia, ci sono passato anch'io. È più semplice pensare a questo piuttosto che accettare i propri errori e sforzarsi di migliorarsi. Ma apri gli occhi. Ti do un consiglio, caro YouTuber. Apri un tuo video e domandati se ti iscriveresti al tuo canale. Se non è così, allora devi imparare da Geppetto, non copiarlo. Impara a capire la qualità di un lavoro, oltre che di un video. Metti da parte l'invidia e mettiti in gioco, perché ragionare così ti va bene finché sei su YouTube, ma una volta che ti troverai nel mondo del lavoro, quello vero di lavoro, allora potrebbe essere un problema per te. In quel momento, ricordati di Geppetto e del suo successo, perché lui non cerca le visual, sono le visual che cercano lui. Perché, caro mio YouTuber, devi sapere che quando un video è bello, sti cazzi, le visual se le merita.